Buongiorno Samantha, buongiorno. Parità. Buongiorno Samantha, buongiorno a tutti. Bene, benissimo, grazie. Ben ritrovato, anche se è un periodo un po' di burrasca, in generale, ma vedo che ti difendi benissimo, Domizio. Io vedo che sono in un mondo di zombie, però beh, piano piano si sveglieranno. Purché se ne parli, no? Allora, Domizio, dobbiamo fare una precisazione perché non voglio mostrare il fianco a nessuno. Quindi, l'altra volta, quando abbiamo parlato del virus, ricordiamo che né io e te siamo virologi, che nessuno di noi due ha negato l'esistenza di questo virus mutante e che questo virus mutante è indubbiamente mortale. Soprattutto su determinate categorie. Io li ho definiti gli anziani pregressi, nel senso che, come tutte le influenze, c'è una parte della popolazione che è più vulnerabile per ovvie ragioni. Quindi noi non siamo dei negazionisti, non stiamo dicendo che non esiste nessun virus mortale e questo per essere chiari, per non mostrare il fianco laddove non ha senso d'essere. E siamo vicini a tutte le persone che stanno male. Questo non vuol dire che ce ne freghiamo delle persone che sono venute a mancare o delle persone che in questo momento stanno male. Questa era per mia serenità, così detto, pulito, chiaro e non c'è nessun problema. Dunque, con te oggi volevo commentare un intervento storico, come tutti gli interventi ultimi di Monsignor Viganò. Allora, per chi non sapesse chi sia Monsignor Viganò, adesso lo ricordiamo velocemente. Ricordiamo anche che ci sono state delle lettere scritte da Monsignor Viganò molto forti, di dissenso, di totale dissenso rispetto a questa narrativa ufficiale in cui in questo momento siamo un po' immersi. Finisco il mio solito monologo noiosissimo dicendo che l'altra volta io ho insistito molto con certi autori, ad esempio italiani, dove loro per capire come e dove e quando e perché siamo così in questo momento, danno entrambi dei riferimenti al passato. A detta di ciò, io ricordo quello che diceva Orwell, cioè chi controlla il passato controlla anche il futuro, nel senso che noi ci troviamo in questo momento all'interno di un paradigma che dà origine a una narrativa ufficiale dove io, te e moltissime altre persone contestano questa narrativa ufficiale. E tra queste persone che contestano questo paradigma e questa narrativa che entrambi troviamo assurda, c'è anche Monsignor Viganò. Lascio a te la parola. Dimmi un po', tu cosa sai chi è Monsignor Viganò e se puoi raccontarci nelle ultime lettere, il pensiero. Il suo pensiero e anche nel suo ultimo video. Dimmi, Domizio. Beh, certamente, Monsignor Viganò è il nunzio apostolico della Chiesa Cattolica Romana negli Stati Uniti d'America, è in totale disaccordo da sempre con Papa Francesco, diciamo così, è uno dei supporter dell'attuale Papa in carica, cioè Benedetto XVI, perché ricordiamo che la lettera di dimissioni redatta di pugno da Benedetto XVI è stata volutamente redatta con degli errori gravi, sia di latino che di diritto canonico. Questo perché, da quello che si dice, io non sono né un teologo né tantomeno un esperto di diritto canonico, ma da quello che si dice è stato un po' obbligato a dare queste dimissioni per questioni di alta finanza. Questo è un po' quello che si racconta nelle retrovie. Monsignor Viganò è rimasto per la parte, diciamo così, non per la parte progressista, ma per la parte della vecchia teologia della Santa Sede, e chiaramente si è scontrato con i poteri forti. Attualmente anche il cardinale Burke, che è l'attuale, se non sbaglio, Gran Maestro dell'Ordine di Malta, del Sovereign Military Order of Malta, lo SMOM, che è del Vaticano a tutti gli effetti, ha sposato pienamente diciamo così, il pensiero di Viganò.
il pensiero di Viganò è salvaguardare la famiglia, i valori cristiani della famiglia, il diritto a praticare il culto nelle chiese, anche nonostante chiaramente con le distanze, anche nei periodi di Covid e mica Covid. E praticamente il pensiero di Monsignor Viganò ha scritto tantissime, non solo lettere, ha scritto moltissime, adesso non so tecnicamente come si chiamano, moltissimi documenti che sono tutti in dominio pubblico, e ha tenuto una conferenza stampa a livello mondiale negli Stati Uniti il 26 marzo, mi sembra il 27 marzo, dove rende evidenti tutte queste sue convinzioni, questi suoi ideali, che poi sono gli ideali della parte, diciamo così, storica della Santa Sede, della Chiesa Cattolica Romana, della salvaguardia della Chiesa con i valori cristiani, senza mischiarli con l'ecumenismo, con i matrimoni gay, con gli LGBT e tutto quello che gli va dietro. Breve, chi conosce il pensiero di Monsignor Viganò, secondo me non c'è neanche bisogno che ascolti, perché sa benissimo con chi è allineato. È allineato con, non certo col presidente eletto, per capirsi, negli Stati Uniti. E Monsignor Viganò ha fatto anche scoppiare, ha reso pubblico qualche scandalo finanziario che è passato dentro il Vaticano, perciò è anche stato, comunque è stato anche punito per queste cose. Breve, torniamo al discorso che ha fatto la settimana scorsa. La settimana scorsa ha tenuto un discorso pubblico negli Stati Uniti, dove continua a ribadire il suo punto di vista, tra l'altro molto dettagliato e molto argomentato, dove dice quello che diceva prima Samantha, che il Covid è una malattia letale che esiste, però è sempre esistita anche l'influenza spagnola, si è passati attraverso la peste, si è passati anche attraverso altri virus letali, senza bisogno di distruggere l'economia e la finanza internazionale, perché specialmente in Italia questa manovra porta molto l'idea di voler distruggere la microimpresa e il commercio, tutto a favore delle multinazionali, come da programma del Great Reset, che Monsignor Viganò contraddice in pieno. Addirittura ci sono quelli che io adoro, che si chiamano fact checker, che vengono pagati, perché sono tutti a libro matricola, a libro paga e matricola, vengono pagati ben 50 centesimi per ogni loro intervento, e starnazzano di tutto, di più, senza neanche dire chi sono, perché molte volte hanno degli alias, hanno dei profili con un nome di fantasia senza neanche una foto, e chiaramente loro devono invalidare tutto quello che va contro le direttive di chi li paga. Certo, allora addirittura qualcuno è stato, no, qualcuno adesso sul web c'è una discussione molto accesa, che la traduzione in contemporanea, simultanea del suo discorso assolutamente non rispecchia le sue parole, perché non è da tenere in considerazione, per forza non è da tenere in considerazione, perché va contro la volontà del mainstream. Beh, poi scusami, sono d'accordo. Prego. Domizio, ma chi fa questa critica lascia il tempo che trova, perché come dicevi tu ci sono dei lavori su carta che Monsignor Viganò ha prodotto, e guarda caso sono esattamente in coerenza con questo epocale discorso, quindi bisogna stare attenti a dire certe scemate, bisogna stare veramente attenti, andatevi a rileggere anche le lettere, sono papali e papali, ha seguito tutti i punti delle lettere pregresse, quindi insomma è una critica che lascia veramente il tempo che trova. Prego, scusami. In più è un ecclesiasta e una guida religiosa, perché ricordiamoci che un arcivescovo non è uno scappato di casa. In più il nunzio apostolico è praticamente il rappresentante della Santa Sede negli Stati Uniti d'America, cioè non è proprio l'ultimo arrivato. E allora, a me piacerebbe
portare la gente, perché io non faccio, né io penso neanche Samantha, facciamo, siamo giornalisti e né tantomeno vogliamo esserlo, né tantomeno facciamo comunicazione. Io mi occupo, come già saprete, di studi di stati superiori o stati alterati di coscienza. Io pratico da più di 35 anni, perché ho iniziato molto giovane, quando avevo 15 anni, con la via interna delle arti marziali, perché le arti marziali non è solo usare le mani, ma è anche l'approccio alle energie, alle vie interne. Perciò un po' di esperienza l'ho maturata, penso. Ho una funzione che sono a capo, sono alla presidenza di un'istituzione monegasca da più di 10 anni, perciò anche lì un po' di esperienza l'ho maturata, e quello che vorrei fare, che è un po' quello che abbiamo messo in piedi, che anche Samantha collabora con noi, con questa scuola, con questa nuova scuola che si chiama Quantum Psychology, che è abbiamo riunito più docenti con determinati percorsi totalmente diversi e indipendenti uno dall'altro, per prima di tutto riunire e trasmettere queste conoscenze, l'insieme di queste conoscenze maturate dalle antiche conoscenze spirituali, dalla fisica quantistica e dalla parapsicologia. E già, qui apro una parentesi, già mi sono trovato contro tutti i psicologi cervelloni, tutti i vari baroni, perché loro devono sempre sapere nella pagina del libro, ed è proprio questo il punto. Secondo me, specialmente nella comunicazione, specialmente nel marasma che c'è in questo periodo di disinformazione, di mass media controllati da direttive superiori, tutti uniformati e standardizzati, e secondo me, almeno il nostro scopo sarebbe quello di portare le persone a ragionare, soprattutto a discernere dalle varie informazioni che ricevono, perché sicuramente se sentono il telegiornale sentono solo esclusivamente vibrazioni basse, di vibrazioni beta, di ansia, paura. Invece quello che vogliamo trasmettere noi sono un po' le antiche conoscenze non solo rosacrociane, ma anche taoiste e vediche, dove praticamente tutto mirava alla gioia, alla gratitudine, che sono le vibrazioni più alte dei toni vibrazionali. Questo perché sto facendo questo ragionamento? Perché se una persona, diciamo così, nutre dei dubbi ovviamente, perché se ascolta delle notizie, dei notiziari o si informa, è perché nutre dei dubbi. Allora, noi diamo, cerchiamo di trasmettere una chiave che sia in grado di trasformare le conoscenze di una persona in competenze e in abilità. Queste competenze e abilità, specialmente nell'informazione in questo periodo che c'è un marasma di contraddizioni, perché io posso dire bianco e la televisione può dire nero, poi magari ne esce uno che per farsi vedere dice rosso, sto sparando a caso, quell'altro che dice verde, giustamente la gente non capisce più niente, dopo dice vabbè, allora non mi interesso più di queste cose, però è proprio quello che vuole il sistema, non interessarsi più di queste cose. Secondo noi invece, anche come valutiamo con Samantha, che poi ci dirà più tecnicamente su questi percorsi di filosofia pura, praticamente bisogna essere capaci, noi cerchiamo di dare il metodo alle persone semplice per intrecciare tutte queste informazioni che loro possono ricevere o possono vedere, leggere, sentire con i diversi sensi. Perché alla base di tutto, e questo lo dico con 35 anni di esperienza, alla base di tutto c'è il saper discernere. Il saper discernere vuol dire non farsi trasportare dall'emozione di una notizia o dallo scalpore di una notizia. Vuol dire ascoltare la notizia, ascoltare anche chi ha la notizia, magari viene riportata in un'altra maniera, chi la dà totalmente opposta, e saper discernere.
saper discernere è solamente ascoltare la propria, è semplicissimo, è ascoltare, saper ascoltare la propria intuizione. E la chiave per arrivare a questo non è complicata, però se volete seguire e provare soprattutto e darci anche un feedback se poi funziona, perché con tutti quelli che noi formiamo funziona, quando... Allora, fondamentalmente bisogna fermare il chiacchiericcio mentale, perché se si resta nel mentale, il mentale purtroppo è emozionale. Essendo emozionale viene controllato anche da messaggi subliminali che magari alla vista in televisione non si vedono. Perciò quando succedono dei fatti di grande scalpore, come i sequestri di bambini, come che i mass media negano, la sevizione di questi bambini, il traffico degli esseri umani, la clonazione degli esseri umani, la tortura per estrarre l'adrenocromo da dare poi a questi, non andiamo oltre. Tutto questo porta a una reazione emozionale, ovviamente. E il cervello, lavorando soprattutto su il mentale, lavorando soprattutto su un impulso elettrico, praticamente è come un'antenna che emette un segnale. Perciò è difficile discernere, anche se riuscite a intrecciare, è difficile discernere per capire se questo è vero, se questo magari è una fake news, se questo è detto da complottisti, se questo è detto da persone autorevoli. Allora, basta, seguitemi un attimo, stare tranquilli, chiudere gli occhi un momento, ascoltare il proprio respiro e stare in silenzio, spegnere tutto completamente, stare in silenzio. Nel momento stesso in cui siete in grado di osservare la vostra mente che fa il chiacchiericcio, come uno spettatore esterno, lì siete in grado di discernere. Non è complicato, certo ci vuole un minimo di ripetizione, un minimo di pratica. Nel momento stesso in cui state nel silenzio, con gli occhi chiusi, e ascoltate il respiro, perché ascoltate il respiro? Perché concentrandosi sul respiro non si dà ossigeno, diciamo così, non si dà attenzione alla mente che mente a tutti gli effetti, al chiacchiericcio mentale. Da lì sicuramente il vostro superconscio, il vostro intuito, chiamatelo come volete, sicuramente vi dà lui le risposte, perché non c'è bisogno di un guru, di uno psicologo, di una guida. La guida ce l'abbiamo dentro di noi. Da solo a saperlo ascoltare. Perché se non gli diamo spazio, se non ci mettiamo sulla sua frequenza vibratoria, sulla sua risonanza, è impossibile sentire queste cose. E purtroppo vedo... Assolutamente. E purtroppo vedo che nella maggior parte dei casi la gente, specialmente che lavora nella comunicazione, ma non solo resta nel mentale, hanno un ego spropositato che devono sempre avere l'ultima parola. Questa non è comunicazione, questa non è assolutamente comunicazione. Questa è cercare di voler imporre un qualcosa che con l'etica sinceramente non ha nulla a che vedere. Allora, siccome ripeto, io non voglio fare né il comunicatore, né tantomeno il giornalista, né il blogger, perché non ho altro da fare nella vita, però a tutti gli effetti siamo delle guide spirituali, perciò siamo delle guide spirituali. Prima di tutto ci attiviamo gratuitamente quando qualcuno chiede aiuto, perché sennò non avrebbe neanche senso di mantenere queste istituzioni. Ma soprattutto cerchiamo di trasmettere almeno le chiavi della nostra conoscenza affinché possano essere utilizzate da chiunque per un miglioramento di benessere psicofisico. E qui chiederei a Samantha di spiegare bene la parte, diciamo così, che ha fatto un'analisi della parte filosofica. Bene, signor Vigano, allora concordo in pieno tutto quello che hai detto. Per essere chiari e sintetici,
Dunque, Viganò ha detto qualcosa di dirompente, ha scritto qualcosa di dirompente. Io mi riferisco ad esempio adesso alle lettere, che secondo me sono in un pensiero unanime, si sposano in un pensiero unanime al suo discorso. Cioè, Viganò dice quello che sostanzialmente diciamo noi. Noi siamo in un momento di grandissima transizione di paradigmi, cioè tutto quello che finora la narrativa ufficiale ci ha propinato e ci sta propinando probabilmente passerà alla storia come la più grande bugia della storia. Abbiamo fatto la premessa che noi non diciamo che il virus non esiste, Dio non voglia, esiste come, eccetera, eccetera. Quello che Viganò ha sottolineato, il fatto di come questa situazione attuale sia stata studiata a tavolino, non ora, non ieri, ma le sue origini storiche dalla notte dei tempi, come si diceva l'altra volta. Quindi a questo proposito avevamo dato dei riferimenti oggettivi, dei libri, delle conferenze che potete benissimo andare a vedervi, ad ascoltare, per avere il quadro della situazione chiara, perché ci troviamo in questo momento. Viganò dice che esiste un deep state che il quale crea una narrativa ufficiale, e questa narrativa ufficiale ha creato ad hoc una situazione pandemica con un virus reale. Qual è il problema? Che tutta questa situazione non fa che generare caos e confusione, divide ed impera, perché in questo momento storico, in questo passaggio evolutivo, noi ci stiamo risvegliando. Agganciamoci all'altro discorso. Noi abbiamo sempre detto, Domizio, che noi siamo più di un manichino di carne e ossa, ma che al nostro interno esiste qualcosa chiamato anima. Questa anima, ora io parlo da un punto di vista filosofico, è ciò che c'è di più prezioso in noi, la famosa Amrita, quello che viene in qualche modo bramato da altre entità che probabilmente sono venute da altrove, hanno creato tutto quello che vediamo, hanno creato anche noi stessi, perché l'uomo è un OGM. Ok. Qual è il punto? Questa anima, questa scintilla divina, non è altro che un'energia, una batteria, potremmo dire, che in questo momento dà energia a questi livelli energetici più alti. Allora, Monsignor Viganò, tra le righe, ha palesato questa situazione. Questo momento, per evitare questo nostro risveglio collettivo, per evitare che noi ci uniamo, ci confrontiamo, per ricordare la nostra deità, ok? Quindi se io inizio a ricordare di essere deica, se inizio a ricordare che io sono una scintilla divina, che sono sacra, un'anima sacra, allora capirò che non mi devo piegare a un sistema, ma devo non far altro che coltivare la mia unicità, la mia bellezza interiore. E in questo momento la narrativa ufficiale non fa altro che trattarmi come una pecora di un gregge. Quindi, creando, sempre secondo Viganò, un virus reale, creando poi l'antidoto a questo virus, un vaccino. Questo vaccino, lui stesso dice quanto possa essere pericoloso, oggettivamente pericoloso, perché i vaccini di queste case farmaceutiche sono in mano a quelle che noi sappiamo essere le big pharma, e queste big pharma non hanno una storia scevra da qualche scheletro nell'armadio. Attraverso questo vaccino noi non faremo altro che dare il nostro controllo, la nostra autonomia in mano a chi ci vuole governare. Tutto questo perché? Per poter usufruire ancora di quella scintilla divina, questa deità che tanto ci appartiene. Ma se noi accettiamo questo ricatto, perché adesso i vaccini, Domizio, sono diventati obbligatori, mentre prima erano facoltativi, adesso sono obbligatori. Quindi io non vado a vaccinarmi perché sono convinto che questo mi possa far del bene, vado a vaccinarmi per non perdere il posto di lavoro. Allora questo non è più un mio atto consapevole, ma diventa un ricatto, ok? In questo modo io consegnerò la mia individualità, il mio potere, la mia bellezza divina. Ecco perché secondo noi questo momento storico molto pericoloso, cioè la nostra scelta, mi sembra di essere nel film Matrix, pillola blu o pillola rossa,
è fondamentale. Io non sto dicendo che noi abbiamo la verità in tasca. Come diceva Domizio, voi dovete discernere, dovete sempre avere un pensiero individuale. Ma per avere questo pensiero individuale dovete avere una mappa del territorio dall'alto. Un fiore può essere visto da un'ape che lo vede al suo interno e ha una visione completamente diversa da come può avere un'aquila che vola in alto, ha la visione di quel fiore con una mappa del territorio. In questo momento, a mio avviso, dobbiamo essere aquile, cioè alzarci e vedere questa mappa del territorio che non è solo ora, in questo momento del qui e ora, ma a partire dalla notte dei tempi. Perché se noi non riusciamo a comprendere che la nostra anima è questa batteria, questa fonte di energia così importante che serve a qualcun altro, noi non riusciremo a giustificare e a capire interamente questo momento. Se io inizio ad andare dalla notte dei tempi ad avere una visione così grande, così ampia, capisco che chi mi governa in questo momento, come ha sempre governato, non vuole il mio bene. Ora, in non vuole il mio bene, in questo chi governa, io non metto tutti nel calderone. Noi siamo all'interno di una società piramidale. La democrazia per me è la più grossa panzanata illusione che ci abbiano venduto. Io non penso che tutte le persone della piramide siano corrotte, siano malvagie. Penso che in questo momento i medici abbiano fatto un lavoro meraviglioso, i virologi non corrotti abbiano fatto un lavoro meraviglioso, i ricercatori, quelli seri, abbiano fatto un lavoro meraviglioso. Ma ahimè, nel vertice della piramide c'è questo deep state che divide ed impera, ci sta dando un paradigma attraverso una narrativa ufficiale con cui io personalmente non mi sento in affinità elettive, come diceva Goethe. E ricordiamo che Goethe nel Faust diceva attenzione all'anima, l'anima che era uno scambio per l'eterna giovinezza, come ad esempio le fiabe. Vedi Domizio, noi ne abbiamo parlato tanto delle fiabe, voglio parlare in maniera semplice perché non c'è bisogno grandi sofismi, come ha fatto Viganò, che ha toccato questi punti semplici facendo vedere come il deep state sia ormai una piovra, no? Che abbia veramente ramificato il suo diktat divide ed impera in ogni aspetto sociale, politico, finanziario della scuola. Userò un'altra fiaba. Io penso che noi dobbiamo fare come Pinocchio. Collodi è stato un genio in Pinocchio. Dobbiamo uscire dal manichino di legno come era Pinocchio, attraverso la pineale Pinocchio. Quindi questo risveglio coscienziale e individuale, ricordando che noi siamo altro di oltre a questo corpo, e diventare un bambino in carne ed ossa. Ci deve essere un risveglio individuale. Non dobbiamo farci ipnotizzare dal paese dei balocchi, dal gatto e la volpe. Dobbiamo ascoltare quella fatina che guarda caso è azzurra, come il colore qui si dà sempre all'anima, e ci ricordava che noi abbiamo una coscienza. Quindi in questo momento io, invece di estroiettare, io andrei a fare un lavoro di introspezione. Tu sai quanto io amo gli esseni e quanto per loro tutto ciò che è fuori è una manifestazione dell'interno. Quindi andrei a lavorare su noi stessi, andrei a lavorare, come dicevi tu e come diceva anche Bersan, che la nostra anima ha un'intuizione naturale per la verità, a questo risveglio personale, a spegnere la TV, a chiudere i giornali e veramente a capire che c'è qualcosa che non va. Non ora, da che mo c'è qualcosa che non va. E ritrovare la nostra deità e le nostre, il nostro essere divini. Questo è il mio pensiero, Domizio. Sì, io sposo, ti faccio i complimenti per la bella presentazione, però penso che purtroppo la grande massa delle persone già si ponga dei quesiti su che cos'è l'anima, ed è per questo che invito tutti a approfondire questo discorso, perché l'anima è guardate, animale. Cioè praticamente è la nostra parte, proprio la nostra scintilla divina, che se viene soppressa, come dicevamo prima, violando il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è quello che ci lascia, fino a prova contraria, diciamo così, la possibilità di scegliere,
perché con questa imposizione dittatoriale, questa vaccinazione obbligatoria, ci hanno tolto il libero arbitrio e in parecchi tribunali d'Europa e anche, se non sbaglio, degli Stati Uniti, sono stati, diciamo così, delegittimati dai tribunali, non solo dai tribunali amministrativi, ma anche dai tribunali del Tribunale dei diritti umani. Perciò, attenzione perché diciamo così, a far prendere il controllo da questo transumanesimo il controllo sulle nostre anime, l'anima è la nostra coscienza, ma se non riusciamo a vibrare a vibrazioni superiori tramite la conoscenza, non riusciamo a connetterci con la coscienza collettiva ed è questo che vogliono loro. Vogliono praticamente tagliare questa possibilità dell'essere umano di collegarsi col sé superiore, con la coscienza collettiva, perché la coscienza collettiva è proprio quella che vi dicevo prima, la capacità del discernere, del silenzio, di ascoltare il proprio mentale. E lo so che non è semplice, che magari sono argomenti che dice questi sono marziani, questi sono alieni, ma alla fine della fiera è per il vostro benessere, è per il benessere dell'essere umano. Chiaramente questo non fa comodo, come dice Monsignor Viganò, questo non fa comodo a questo deep state che vorrebbe controllare tutto per tutto, perché la ghiandola pineale è una di queste ghiandole endocrine che ci permette di connetterci poi con la parte divina che è dentro di noi per farla risuonare. E ricordiamoci che la ghiandola pineale hanno fatto di tutto per farla incrostare, perché viene incrostata dal calcare dell'acqua, viene incrostata dal fluoro dei dentifricio. Chi si è mai posto il problema di che dentifricio usare? Nessuno. Vanno al supermercato, ah che bello questo, sbiancante, di là no, bisogna prendere il dentifricio all'aloe senza fluoro. E perché la ghiandola pineale, con le brutte abitudini di bere l'acqua magari con tanto residuo fisso, già da piccola, già da quando siamo piccoli, si incrosta. E l'unico modo per scrostarla è cambiare le abitudini, ma soprattutto farla vibrare con la frequenza la frequenza dell'OM, la frequenza della vibrazione terrestre, che si fa solo e esclusivamente con la meditazione. Adesso tutti mi guarderete come un alieno che dice: io non ho tempo di meditare, io non ho voglia, io di qui, io di là. Ricordatevi che il tempo è bene più prezioso ed è uguale per tutti gli esseri umani. Non è che il ricco ce n'ha di più, il povero ce n'ha di meno, dipende solo dal vostro libero arbitrio e No, dalla vostra. il discorso, sono d'accordissimo, scusami Tomito, sono Prego, prego. d'accordissimo. La storia del tempo è una balla colossale, perché quanto tempo noi perdiamo dietro alle sciocchezze? Quanto tempo perdiamo? Io stessa in primis, non salgo in cattedra, non vi sto dicendo io meglio di voi, anzi io l'ultima della situazione, ma è molto importante in questo lavoro introspettivo, se io voglio uscire. Come diceva Viganò, per me, perché per me lui è stato geniale? Perché in maniera semplice lui, attraverso queste lettere, questo discorso, ci ha detto sveglia, cioè sveglia, siete dentro una trappola, vi stanno usando come una mandria, vi stanno guidando come una mandria perché vogliono qualcosa da voi. Lui è stato più preciso nel parlare, ad esempio, di quello che combina la Big Pharma. A livello legale o illegale, è stato più preciso nell'andare a definire come nella finanza, nella politica, questo deep state tenga le redini, d'accordo, però noi a livello individuale contro il sistema abbiamo già perso. Io, Samantha, ho già perso contro questo sistema. È impensabile fare la guerra, hanno vinto, non c'è partita. Ma se io ricordo. Attraverso questa fiaba, ho citato Pinocchio, che serve a far addormentare i bambini, ma probabilmente a svegliare gli adulti, che sono altro oltre una massa di ossa, di muscoli, eccetera. Sono anima, un'anima che sta facendo un'esperienza fisica e la mia anima probabilmente ambita da qualcun altro perché è così potente da usarla come pila, come batteria. Io dico no.
perché se io sono così potente, ho questo grande tesoro dentro di me, gli do una bella ripulita, mi ricordo come è fatta e tutto quello che lei può fare. Il famoso DNA spazzatura, il garbage, è una palla colossale, 97% del DNA è spazzatura. Ma quanto mai? Ma Domizio, ma quanto mai? Quanti poteri infiniti abbiamo dentro di noi? Quanti poteri infiniti? Allora, invece di combattere un sistema che io ho già capito che ho perso all'inizio, uso queste mie energie per fare brillare, dare, vivere in maniera saftica. E allora vedi che 10 minuti li trovo per meditare. Vedi che spengo la TV. Oppure posso guardare la TV con senso critico. Oppure non credo più alle balle, di tutte le balle che mi stanno propinando. Capisci? O come si diceva l'altra volta, la mia deità viene, brilla all'interno della natura. Allora, se nella natura, come dicevi tu, ascoltate la vostra anima, se nella natura la mia anima risuona, allora cercherò di stare di più con la natura, se lì risuono. Se io faccio questo, se tu l'altro, eccetera, eccetera, iniziamo come un'onda del mare a fare tutto questo, vedrai che in maniera sincronica, per risonanza, ci sarà un risveglio bello, puro, che è il risveglio della coscienza. Noi dobbiamo fare la rivoluzione coscienziale, ma dentro di noi, non fuori di noi. Poi ci sono questi grilli che ci dicono la verità, come, ritornando a Pinocchio, Monsignor Viganò può essere il grillo di Pinocchio, la sua parte che dice guarda che le cose non stanno così, Pinocchio stai attento, capisci? Allora possiamo dare adito a queste meravigliose persone, come adito a tante persone che ci stanno risvegliando, però la fatica la dobbiamo fare noi, cioè noi ci dobbiamo rimboccare le maniche a ritrovare questo modo saftico di vivere, capisci? Sacro di vivere. E nel momento in cui noi inizieremo a farlo, vedrai che 10 minuti li troveremo. Non useremo quel dentifricio col fluoro, come dici tu, inizieremo a vivere nella natura, a mangiare in un certo modo, a dire buone parole, tutto quello che porterà al risveglio della nostra consapevolezza. Questo, a mio avviso, è l'unico modo per innalzarci. Questo è l'unico modo, questo è il mio avviso. No, mai più, complimenti, mai più. Quando si impara a discernere e si arriva a vivere il quotidiano in uno stato vibratorio teta, che è uno stato di connessione, ma nel qui e ora, cioè si è vigilanti, non è che si è effetto zombie, cioè non è che si è effetto degli automatismi. Faccio un esempio: quando andiamo a scuola guida, che impariamo a guidare, chiaramente essendo una cosa nuova, siamo agitati, siamo spaesati, praticamente ci mettiamo tutto noi stessi, che questa è l'intenzione e la motivazione, per imparare a guidare. Dopodiché, con l'andare degli anni, diventa un'automazione, perché non so se avete notato, molte volte si parte e non ci si dà neanche attenzione a guidare, perché in quel momento si è in stato alfa. Nello stato alfa è proprio il momento di automatismo, di stato di zombie, dove tutti i messaggi subliminali dell'advertising entrano, ma entrano con una facilità enorme, perché entrano sul nostro emozionale. Il nostro emozionale è l'anima che, vibrando a vibrazioni basse, ha bisogno, per sentirsi appagata, di comprare le cose materiali. Ed è proprio qui che le multinazionali giocano il loro ruolo. Perché allora, una volta che si arriva invece a, diciamo così, ad allenare la capacità del discernere, l'abilità del discernere, praticamente arriva un altro scalino molto importante, che è alla base di tutto. Perché prima dicevamo che gli insegnamenti orientali, che qui da noi sono spariti, portano sempre, cioè la via giusta, a parte che la via giusta è quella del mezzo, non è né da un lato né dall'altro, è sempre nel mezzo, in qualsiasi caso, è una legge universale. E gli orientali vivono sempre di, non di amore, attenzione, di gioia e gratitudine, per
perché la gioia è superiore all'amore. L'amore è un'emozione, è ancora effetto del corpo lunare. La gioia è un qualcosa di assoluto, la gioia è senza attaccamento morboso, la gioia è disinteressata, la gioia è nella vacuità. Perciò ricordiamoci che se riusciamo a vibrare in stato teta e sempre in gioia e gratitudine, difficilmente veniamo risucchiati da questi che ne so, eventi di disinformazione o mettiamo in dubbio, ci facciamo risucchiare da determinate cose, da determinate pubblicità, da determinate necessità, che poi diventano delle necessità. E quando arriviamo a questo punto, la cosa più importante è l'etica, ricordatelo sempre. L'etica. L'etica, spiegata in, come posso spiegarla io, in due parole semplici, è la sopravvivenza. È la sopravvivenza di qualsiasi universo. Ricordiamo che ci abbiamo l'universo animale, minerale, vegetale, umano, perciò tutto vive. Il minerale vive, il vegetale vive, l'animale vive. Ognuno in base alle sue particolarità, ma ognuno vive. Perciò se io faccio un'azione o faccio un pensiero che va verso la sopravvivenza mia e altrui o degli universi che ho attorno, io sono in etica. Se viceversa uno solo di questi elementi è in disaccordo, perché magari faccio una cosa e inquino l'ambiente, o faccio una cosa, faccio male a qualcun altro, o faccio una cosa e vado a nuocere, che ne so, una pianta o un animale, attenzione, perché non sono in etica. Non essendo in etica, posso scompensare questo equilibrio universale. Cioè è questo il nostro cammino, che cerchiamo di dare le chiavi semplici e soprattutto realizzabili, fattibili nella vita del quotidiano. È solo che se io vi sto parlando di questo, voi magari avete acceso la televisione o la radio che automaticamente vi distrae, non potete avere la capacità del discernere, come quando ascoltate delle notizie. Magari prima Samantha vi stava parlando, faccio un esempio stupido, vi stava parlando della lettera, di una delle lettere di Viganò o del discorso di Viganò, e dall'altra parte avete la musica in sottofondo, e poi la musica passa qualche pubblicità, poi messaggi subliminali. Praticamente il cervello cosa fa? Il cervello va dove è allenato ad andare, non va certo sulla novità, salvo che noi abbiamo la volontà, vogliamo imprimere nel nostro cervello delle nuove abitudini o delle nuove conoscenze, perché sennò il cervello va dove è più semplice, dove c'ha l'automatismo. E l'automatismo nel mondo occidentale contemporaneo che cos'è? La eugenesia, il paese dei balocchi, quello di Pinocchio. E Pinocchio è sempre una delle migliori favole esoteriche che sia stato realizzato, perché ha tutte le chiavi. Domizio, volevo ricordare con te una cosa, che tu sei molto più bravo di me preparato, perché sei un uomo d'affari. Viganò ha parlato di questo Great Reset, quindi il Great Reset riguarda tutti gli ambiti, come abbiamo detto prima, che Deep State vuole attuare in ambito politico, economico, la scuola, sociale. In quello economico c'è un contraltare del Great Reset, che è quello del presidente uscente, Nesara Cesara. Ce ne vuoi parlare? Perché c'è un po' di confusione riguardo a cosa sia Nesara Cesara. Sono agli opposti, esattamente, sono due programmi opposti. Allora, il Quantum Financial System, che è il programma che poi è stato supportato e voluto da Kennedy, e praticamente prevede che ogni valuta in circolazione, che sia dollaro o che sia un'altra valuta mondiale, deve avere un collaterale in oro, perciò deve avere un equivalente in peso di oro fisico come collaterale. Questo perché appunto questo Deep State, questa grande organizzazione di banche private, perché non esistono le banche pubbliche, ormai è stato tutto privatizzato, dalla Federal Reserve alla BCE, a tutte le banche centrali,
tutte le banche centrali sono private e sono in mano fondamentalmente alla famiglia Rothschild. Perciò stampano denaro dal nulla e creano debito. Cioè, noi siamo indebitati verso nei confronti di una struttura privata. Una struttura privata, gli stati sono indebitati nei confronti di una struttura privata. L'oro, che praticamente tutto l'oro, cioè la maggior parte dell'oro che c'è in circolazione, se non sbaglio, appartiene a 7 famiglie cinesi, nel 1900, vado a memoria, 17, appena prima della prima guerra mondiale, fu dato in affitto, in diritto di sfruttamento ai Rothschild. Questi lo archiviarono nei tunnel sotto il Vaticano e cominciarono, chiaramente, prima utilizzandolo come collaterale, e dopodiché si accaparrarono la maggior parte dell'oro fisico in circolazione sul pianeta. Questo lo trovate sui documenti ufficiali, anche su internet trovate tutto. Tant'è che poi ci fu anche lo scandalo con Sukarno, il presidente dell'Indonesia, che lamentava suo oro, e poi ci furono degli altri scandali, tra cui Saddam Hussein e Gheddafi, che volevano battere la loro moneta con collaterale oro, e abbiamo visto la fine che hanno fatto. Vabbè, breve. Adesso il presidente uscente, con l'appoggio dei militari, che tanti mi danno contro, ma io continuo a sostenere, anche perché ho delle fonti dentro, che il presidente uscente degli Stati Uniti è stato eletto per volontà dei militari. A tutt'oggi sono i militari che controllano tutto dagli Stati Uniti d'America e controllano appunto questa attivazione di questo programma che doveva essere attivato, avrebbe dovuto essere attivato nel 2001, ma poi con l'esplosione delle Torri Gemelle e del computer quantistico che c'era nel WTC numero 5 alle basi delle Torri Gemelle, l'edificio 5, praticamente distrussero il computer quantistico. E fino adesso hanno avuto da fare fino adesso per ripristinare questo mega computer quantistico, ma perché? Per evitare che poi ci potessero essere degli hackeraggi informatici. La differenza tra Grits Reset e il Quantum Financial System, a parte il collaterale oro, è fondamentalmente che il Grit Reset voluto dal Deep State prevederebbe il sequestro e l'esproprio di tutta la proprietà privata individuale, cioè dagli mobili ai fondi ai depositi, tutto quello che è, in cambio di un reddito di sussistenza universale e, diciamo così, un microchip per controllare tutti i vari cittadini del mondo, delle varie esseri umani nel mondo. Questo è un po' il marchio della bestia, come si diceva prima, il transumanesimo. Invece, il transumanesimo, certo. I militari americani con in prima persona appunto il presidente uscente che si è speso per queste cose, hanno di fatto attivato il programma Nesara. Il programma Nesara, anche qua tutti gli scienziati che mi danno contro, il programma Nesara c'è anche sui documenti ufficiali, è stata fatta la prima transazione il 1 di aprile, perché il programma Nesara, che poi nei 210 paesi del mondo che hanno firmato l'accordo si chiama GESARA, GESARA è in tutto il mondo, prevede prima di tutto il passaggio da corporation a repubblica degli stati che hanno firmato, perché ricordiamo che fino a qualche mese fa, forse anche meno, praticamente tutto il mondo era nelle mani di il Deep State. Che cosa aveva creato? Il Deep State aveva creato una nazione senza territorio che era Washington DC, Washington Department of Columbia, che era nelle mani, sotto controllo totale, della corona britannica e del Vaticano, e da lì controllavano tutti gli traffici di denaro e di quant'altro in tutto il mondo. Queste non sono cospirazioni, questi sono dati di fatto. Posso dirci una cosa? Scusa. No, una precisazione, adesso che mi hai dato là, basta questa storia dei complottisti, ma basta. Esatto, allora, se dite che qualcuno è complottista,
Anche Viganò lo dice nelle lettere, nel discorso. Prima di dire a una persona sei un complottista, ascolta quello che ha da dire, vai a studiare e poi prova ancora a dire che questa persona sia un complottista, perché adesso ci hanno stufato con questa storia, sei un complottista, sei come se sei uno scappato di casa, hai quattro idee e fai la lotta contro il mondo. No, basta, è inaccettabile ormai questo appellativo da due soldi, scusami, ma era una anche perché chiarificazione da fare. Basta, è il discorso di prima della capacità di discernere, perché sennò uno arriva e ti dice sei complottista, io sono fact checker, sono pagato da Facebook, allora io sono più bravo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, torniamo alla differenza che c'è tra, che ci sarebbe stata con l'attivazione del grid reset e invece i pregi, le qualità che ci sono con l'applicazione, che ci sono stati con l'applicazione di Nesara Gesara. Allora, Nesara Gesara prevede che, prima di tutto, è un sistema quantistico, è un sistema quantistico di blockchain. Blockchain cosa vuol dire? Blockchain sono delle catene di controllo quantistiche che sono in grado di identificare i soggetti individualmente. Vuol dire che ci sarà un controllo, io ho già aperto dei conti, c'è il controllo con l'iride, perciò praticamente non ci può essere una doppia identità di una persona, perché nelle ultime votazioni americane, che sta venendo fuori veramente il bordello, e molti sono già in villeggiatura per essere giudicati dai tribunali militari, praticamente che cosa è successo? È successo che delle persone hanno votato più volte, dei morti hanno votato, dei minori hanno votato, sono arrivati dei flussi di dati per violare il numero di schede elettorali da server, dalla Cina, da Francoforte, dai satelliti di Leonardo, perché noi italiani come al solito non ci facciamo mancare niente. Perciò, stufi di tutto questo traffico di denaro, perché poi ricordiamoci che se vogliamo seguire il crimine basta seguire i flussi di denaro, i flussi delle merci, sappiamo benissimo. Certo che fino adesso non interessava a nessuno togliere il coperchio su questa pentola che bolleva. Adesso invece, che cosa prevede il piano Cesara Nesara? Prevede un miglior vivere per tutti, cioè diamo qualcosa di, ogni tanto diamo anche qualche luce in fondo al tunnel, diamo qualche notizia positiva. Praticamente hanno requisito, l'esercito americano ha requisito tutto l'oro che c'era nei sotterranei del Vaticano, e ne hanno trovato veramente tanto, e lo hanno portato a tutti gli effetti nei depositi del tesoro americano, che nulla ha a che vedere con la Federal Reserve, che è una banca privata. Il tesoro americano, con questo mega cervellone quantistico, con tutto questo collaterale oro che è stato requisito a tutti gli effetti, praticamente creeranno questa nuova valuta quantistica, che non è una criptovaluta, è proprio una valuta quantistica, è un nuovo metodo di transazione, dove quello che dicono ci sarà anche il denaro in circolazione. E la cosa geniale che hanno fatto, perché hanno già fatto delle prove negli Stati Uniti hanno dato un reddito di sopravvivenza, non so come l'hanno chiamato, e gli ultimi lanci sono stati di 2.400 euro al mese per ogni americano e di 600 euro per ogni figlio. Cioè una famiglia di marito, moglie e due figli ha preso 6.000 euro finché c'è stato il presidente uscente. Questo perché? Perché non praticamente... è poco. No. Non è poco. Ma questo è anche mirato per il discorso che facevamo prima del risveglio delle coscienze, per spronare le persone a fare un lavoro che amano. Perché con l'avvento della robotica, dell'intelligenza artificiale, sappiamo benissimo che negli anni a venire tutti i lavori che facciamo noi adesso saranno obsoleti. Perciò, e qui siamo nella quarta rivoluzione industriale,
la quarta rivoluzione industriale prevede che per chi sopravviverà saranno solo coloro i quali si riusciranno ad adattare a questa, a questo transumanesimo, che ormai gli algoritmi e i robot hanno preso il sopravvento su tutto. E chiunque riuscirà a connettersi col proprio superconscio, ricordiamoci che poi il nostro amico Vota insegna queste cose. La connessione col superconscio, che è poi sé superiore, quello che dicevamo prima, che ci si connette quando l'anima è in una vibrazione di gioia e gratitudine, il nostro anche il nostro mentale, per l'amor di Dio, riceve 40 miliardi di informazioni al secondo, perché nel campo quantico, nel sé superiore, nella coscienza collettiva, c'è energia e informazione. Capite che il perché volevano bloccare tutto questo? Perché chiunque è in grado di ricevere 40 miliardi di informazioni per secondo. Poi, in base alla, diciamo così, al percorso formativo che ha impresso nel proprio cervello, ai dati che ha, alla conoscenza che ha dato al cervello, quello che dicevamo prima degli automatismi, praticamente sarà in grado di creare o di adeguarsi a lavori con tasso di crescita esponenziale. Perché ormai le uniche cose che andranno nel prossimo futuro saranno lavori con tasso di crescita esponenziale. Vi faccio un esempio per capirci: salute, benessere, formazione, tutto. Quanto è. Io sapevo. Domizio, ti ho perso. Ah, cielo, ho perso Domizio. Scusate, sono qua. Eccoci, mi sentite? Scusate, sì. Perciò, dicevamo che con questo flusso di informazioni capaci di creare nuove opportunità o nuovi lavori, l'idea di base di Nesar Gesara è quella di dare un reddito di sopravvivenza, un reddito di sussistenza, per poi portare le persone a creare un lavoro che gli piace, che amano. Perché quando uno ama il proprio lavoro, come dicevano degli aforismi, fai un lavoro che ami e non lavorerai mai un'ora nella tua vita. E questo è un po' alla base, certo, di tutto il sistema, certo, di Nesar Gesara.